Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Dopo circa quasi una settimana che non prendo la moto e con il fatto che anche questo fine settimana dovrò partire per lavoro, approfitto di questa bellissima giornata per fare un bel giretto e registrare qualcosina. Quindi ora vediamo, ci andiamo a fare un giro forse verso il lago. Vediamo un attimo. Ci facciamo ste belle curvette per andare verso Ronciglione. Siamo in mappa sport. Ah, senti qua che freschetto che c'è, c'è una quel fresco che dici ah, oh, sta una favola. Mamma mia, bello bello. Poi con questo sound. Ormai con queste gomme siamo quasi ai 4000 km percorsi e ancora sono messe bene a livello di battistrada. In questo video ragazzi voglio regalarvi solamente tratto guidato. Sempre un piacere fare questa strada comunque, eh? Divertente, poi d'estate comunque si sta freschi, quindi non si suda per niente. Bisogna stare attenti giusto, ecco, da questa parte qua fino a al bivio per la faggeta, perché la strada è un po'
po' così, un po' dissestata in alcuni punti, quindi bisogna stare un po' attenti giusto in questo tratto, però per il resto è molto divertente. Abbiamo appena passato il bivio per la Faggeta e ora ci stiamo buttando su questa serie di curvoni molto veloci. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivare la campanellina. Se volete potete seguirmi anche su Instagram e su Tonit. Per Instagram trovate il link in descrizione del video e nella pagina, e per Tonit mi trovate come Mario90, sempre come qua su YouTube e su Instagram, ragazzi, eh? Abbiamo fatto un giretto dentro Viterbo, giusto così per... Adesso si ritorna sulla Cimina, perché l'alternativa era la Cassia, ma uno è completamente al sole e due sicuramente è trafficata, molto più della Cimina. E poi non è divertente come la Cimina. Da qua si arriva al punto di, diciamo, di osservatorio di tutta la parte del lago di Vico, dove si lanciano anche con il deltaplano. C'è una bellissima vista, qua si sta benissimo,
andiamo a fermare per fare qualche scatto e poi si torna a casa, ragazzi. Ci siamo fatti un bel giretto, quindi va benissimo così. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un like, un commento e di seguirmi su Instagram, su Tonit, insomma, poi mi trovate anche su TikTok, ma là ci sto quasi mai, giusto ogni tanto così. E cosa importante, ragazzi, molto probabilmente settimana prossima si va a fare la mappa a Mia, quindi rimanete sintonizzati. Guardate tutti i video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanella, fate tutto, tanto è tutto gratis, ragazzi, serve a noi per supportarci e per farci capire che comunque quello che facciamo vi piace. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!